Un attimo, sto arrivando a video. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei fare complimenti al rapporto di Torino Finanza e ai suoi redattori per la lucidità e il rigore dell'analisi, tra l'altro non fino a se stesso, ma propedeutico ad una propositività attiva e soprattutto molto concreta. E oggi ho il piacere di introdurre questa tavola rotonda con tre esperti che per la loro esperienza e per il loro campo di studi e di lavoro si inseriscono perfettamente nei temi analizzati in questo rapporto, quindi la difficoltà delle piccole e micro imprese ad accedere al credito, l'evoluzione del paradigma del relationship banking, la sua percorribilità nel contesto attuale, l'affermarsi di nuovi paradigmi tecnologici, la possibilità eventualmente di coniugare i paradigmi, nuove tecnologie, nella prospettiva chiaramente di continuare a sostenere una parte essenziale del tessuto produttivo italiano. Faccio una breve introduzione per i nostri relatori. Con noi oggi abbiamo Giovanni Ferri, che è professore ordinario presso l'Università LUISA di Roma, dove insegna European Values in the Global Economy, International Economics, Microeconomia. Ha lavorato anche in Banca d'Italia, alla Banca Mondiale, all'UMS ha fondato il CERB, che è il Center for Relationship Banking and Economics, e anche il Master in Management of Sustainable and Development Goals. È membro del comitato scientifico del CER, nonché della rivista bancaria Minerva Bancaria, ha scritto moltissimo sul tema di banca, relationship banking, il rapporto fra banca e impresa. Abbiamo con noi anche Mattia Ciprian, che ha una laurea in ingegneria meccanica e un PhD in finanza aziendale, è presidente e cofondatore di Mode Finance, che è un'agenzia di rating ufficiale che è specializzata nella valutazione del rischio di credito delle aziende e delle banche. Ha sviluppato una metodologia proprietaria di valutazione del rischio e la sua azienda è registrata presso il registro delle imprese come PMI innovativa. Abbiamo con noi anche il professore Luca Erdegovesi. Cercando di contattare, chiedo scusa. Sì, intanto lo introduco. Esatto. È professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento. È autore di numerosissime pubblicazioni sulla valutazione dei titoli obbligazionari, sul risk management delle banche, la finanza delle piccole e medie imprese. È stato un grande animatore del dibattito sui confidi dal suo blog dal 2005 Alea Blog, un dibattito sui confidi e la finanza delle PMI. Dal 2006 ha contribuito al progetto di introduzione in Italia dei bilanci in formato elettronico XBRL, ed è anche membro del consiglio direttivo dell'associazione XBRL Italia, e attualmente svolge attività di ricerca su gestione delle crisi bancarie, su fintech e sui nuovi modelli di business finanziari. Quindi dei profili sicuramente più che adeguati e interessanti per questo dibattito. Allora, le regole della tavola rotonda: facciamo prima un giro di tavolo di 15 minuti ciascuno e poi se abbiamo il tempo ognuno avrà un secondo round di 5 minuti per diciamo reagire o commentare gli spunti degli altri relatori. Quindi inizierei con Giovanni Ferri e con il tema che forse appunto è sicuramente nelle sue corde, quindi il relationship banking tradizionale è ancora un paradigma efficace, ritieni, in questo contesto che vede per le banche crescenti vincoli regolamentari, costi amministrativi, anche per quanto riguarda e soprattutto le piccole banche locali, vedi appunto una via d'uscita da questa situazione? A te la parola. Grazie, grazie, sono molto contento di essere qui con voi. Sto imparando a gestire le slide. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio di questa introduzione Juan Lopez e voglio, come dire, confidarvi
visto che siamo nel mondo dei confidi, che mi sono occupato per la prima volta di confidi nel, credo, 1995, quindi quest'anno posso festeggiare le nozze d'argento e spero di avere ancora qualcosa da dire, ma quello che sta cambiando è completamente lo scenario, quindi qualcosa da dire di sicuro lo troviamo. Allora, di cosa vi parlerò in questi 15 minuti che sono a mia disposizione? Prima di tutto complimenti agli autori, poi è inevitabile confrontarsi con la ricaduta della crisi Covid-19, farò alcuni cenni alle potenziali ricadute sulle strutture produttive, in particolare le filiere del valore globale. Gli algoritmi è una questione fondamentale per la nostra tavola rotonda e vi dirò qualcosa su quello che si diceva già ai tempi di Basilea 2 e quello che è successo e che non è successo. Non possiamo, a mio modo di vedere, fare a meno di considerare anche l'impatto della finanza green che sta incombendo, soprattutto per il Green New Deal europeo. E la mia conclusione è che è in linea con quello che si dice nel rapporto, che gli algoritmi potranno aiutare, ma l'interazione personale, l'interazione umana, sarà ancora cruciale e forse nelle fasi di grandi cambiamenti come quella attuale lo diventa ancora di più. Quindi che cosa c'è nel rapporto? Lo avete già udito, è inutile che ci soffermiamo ancora su di esso, ma è veramente molto informativo. È un rapporto anche ponderoso, direi 200 pagine a stampa, si sarebbe detto una volta, ora è tutto in PDF. E al tempo stesso non ci sono solo delle informazioni, ma ci sono anche dei tentativi di interpretazione e di proposta, come abbiamo appena sentito, delle idee che in questo periodo sono particolarmente importanti, perché stiamo affrontando una situazione molto diversa dal passato, al di là dell'emergenza che in qualche modo passerà, prima o poi passerà, ci saranno dei cambiamenti permanenti dell'ascito di questa crisi. E proprio a questi voglio dedicare alcune considerazioni. La crisi da coronavirus impatta a fondo sulle catene del valore globali, e il nostro sistema produttivo, in quanto siamo parte di un sistema globale, è fondamentalmente sempre più si è incardinato sulle catene del valore globale. E qui vi riporto due slide esemplificative, due grafici esemplificativi. Questo è un modo di rappresentare una catena del valore globale nell'automotive, per esempio, dove i primi componenti vengono creati e il valore aggiunto viene creato, questo qua, in Cina, poi dalla Cina si passa alla Polonia, poi dalla Polonia si passa all'Italia, poi dall'Italia si passa alla Germania. E chiaramente nel momento in cui sorgono questi problemi di emergenza sanitaria che possono impattare e hanno impattato prima sulla listogramma iniziale in Cina, poi sul terzo e poi in qualche misura sul secondo e sul quarto, si genera una sincronia che può generare dei rischi a livello produttivo oltre che umano. E vedete qua, l'Economist ha di recente stimato quali sono questi rischi per alcuni dei più importanti settori produttivi, e l'automotive non è in un'area di alto rischio che è qua, ma comunque è a livello di rischio intermedio. Nell'alto rischio abbiamo l'high tech, e qui il rischio da cosa è misurato? Dall'inventory buffer, cioè da quanti input hanno a disposizione le imprese e quindi non dovranno fermare la produzione se interviene un qualche blocco in questa filiera globale. Che significa questo? Significa che se si rompono le catene del valore globale,
o comunque se aumentano in maniera molto significativa, come sono aumentati i rischi di comprare dal venditore più a buon mercato, perché c'è anche un problema di rischio di approvvigionamento di varia natura, ci potrà essere un'intensificazione nei processi di rilocalizzazione strategica delle imprese. Questo sta già avvenendo, pensate alle imprese della moda che si sono messe a fare le mascherine, oppure quelle di prodotti di bellezza che si sono messe a fare i gel sanificanti. Ecco, questa rilocalizzazione strategica sconvolge molto la rappresentazione dei rischi così come la vedevamo in passato. Gli intermediari e i mercati finanziari dovranno contabilizzare meglio questi rischi, ma questo sì, ci servono gli algoritmi, ma ci serve anche più intelligenza umana in questa fase di refocusing del rischio. E dunque il discorso dei rischi era già stato affrontato in passato, e la più grossa bordata è arrivata con Basilea 2, che come tutti sappiamo ha introdotto il riferimento ai rating esterni nella valutazione dei rischi all'interno delle banche, e ha consentito alle banche, e questa è stata la cosa più importante, di generare dei propri modelli di rischio interni e di affidarsi ad essi se validati dalle autorità. Ecco, i modelli si pensava, i più ingenui pensavano che gli algoritmi avrebbero rimpiazzato gli umani interamente già allora, e i modelli di rating interni avrebbero sostituito nelle banche e nei confidi più grandi le valutazioni umane. Ma è successo veramente questo? Vi farò vedere il caso di una banca media che deve rimanere anonima perché ovviamente sono dati molto riservati. Questi grafici ci dicono che le valutazioni umane contano ancora molto, forse più di quelle meccaniche, nel passare dal rating statistico, quello del modello, al rating finale, quello effettivamente assegnato al cliente, e sono cose che gli esperti sanno, ma che spesso non emergono abbastanza nel nostro dibattito. Vediamo dunque questi dati. Questo è il primo grafico che vedete in alto a sinistra, sono la media dei rating delle imprese debitrici di questa banca. Questi sono dati riferiti al 2014-2016, sono dati medi. E il rating statistico era 46,03 in media, e il rating assegnato effettivamente, il rating finale, era del 46,08. Quindi i cambiamenti intervenuti tendono mediamente a compensarsi, ma questi cambiamenti non sono rilevanti, sono molto rilevanti per alcuni casi, e vedete che in media le variazioni assolute tra il rating iniziale e il rating finale sono pari a 4,58, circa il 10% del rating statistico iniziale. Come si ripartiscono queste variazioni assolute? I due terzi, se passiamo al grafico in alto a destra, i due terzi, 3,03, delle variazioni assolute, di questi 4,58 di variazioni assolute, sono attribuibili alla soft information, cioè generata dall'interazione umana attraverso i meccanismi di assegnazione di un questionario qualitativo che quasi tutte le banche che sono dotate di rating interni fanno, oppure attraverso l'azione ultimativa del rating override, che può accadere, ma accade molto raramente. Quindi solo l'1,55, un terzo di questo 4,58, è dovuto alle macchine. E naturalmente stiamo partendo da un rating statistico, ma il rating statistico potrebbe essere in qualche modo una cosa migliorata di quello che era un rating, uno scoring tradizionale. Vediamo anche come si ripartisce la responsabilità dei rating che sono cambiati sul totale. I rating cambiati sul totale, e questo non sono valori assoluti, ma sono valori percentuali del totale, sono molto importanti perché sono il 14,56% dei rating statistici iniziali cambiano in seguito a hard information, che sono l'afflusso di informazioni dalla centrale dei rischi o altri considerazioni di natura oggettiva che non hanno a che fare con l'intervento umano,
mentre la soft information determina un effetto doppio di cambiamento dei rating statistici, vale a dire quasi il 29%, quasi il 30% dei rating statistici iniziali cambiano in seguito all'intervento umano. Il totale dei cambiamenti, ovviamente questi due fattori tenderanno spesso a compensarsi, è che in poco più di un terzo dei rating cambia tra iniziale e finale. Quindi vedete che questa media che non cambia in realtà nasconde un qualcosa di profondamente cambiato a livello individuale nei rating delle singole imprese debitrici, e questo cambiamento, che è sotto traccia e che non vediamo se guardiamo alla media, è per due terzi attribuibile all'intervento umano. Quindi vedete che questa è una banca media, non stiamo parlando di una piccola banca del territorio, ma anche in una banca media è fortemente salvaguardato l'intervento umano. L'algoritmo non ha cancellato l'intervento dell'uomo. Cosa ci dice la sfida della finanza green, che non possiamo sottacere? Prima cosa dobbiamo considerare anche qua quali sarà l'impatto del della crisi Covid-19. Alcuni ritengono che ritarderà il Green Deal for Europe, perché naturalmente l'Europa che dovrà mettere in campo, non sappiamo ancora con quali strumenti specifici, non sappiamo ancora se ne saremo effettivamente parte come paese Italia, ma speriamo di sì, che si trovi una soluzione in qualche modo, e quindi la Commissione dovrà trovare delle risorse, e queste risorse potrebbero attingere anche ai fondi che si pensava già di stanziare per il Green Deal for Europe. Però se dovesse esserci un ritardo nel Green Deal for Europe, questo potrebbe accadere se prevarranno considerazioni di breve periodo per accelerare la ripresa senza porre condizioni. Ma questa crisi, se ci riflettiamo un attimo, è proprio in fondo una crisi di carenza di beni comuni, a partire da quelli di tutela della salute, e quindi è legittimo pensare che il nuovo modello economico, produttivo e sociale che dovremo avere dovrà essere più sostenibile, non meno sostenibile. Quindi l'emergenza della sostenibilità non viene cancellata, ma potrebbe essere amplificata se saremo in grado di leggere correttamente gli eventi e i rischi a cui siamo esposti. E quindi è legittimo pensare che il ritmo del Green Deal for Europe potrebbe addirittura essere accelerato anziché ritardato. In ogni caso, ritardato o accelerato, questo Green Deal for Europe cuba, come sappiamo, come ci è stato annunciato da alcuni mesi, €1 trilione. E le conseguenze potenziali sono enormi sul passaggio dalla finanza tradizionale a quella green, a partire dalla trasformazione della BEI, che non finanzierà più le infrastrutture ma diventa una banca per il clima. E qui non voglio rubare il mestiere al relatore successivo, a Mattia, ma credo che la certificazione green, i rating ESG saranno sempre più importanti, ma sappiamo che lo Stato è assai insoddisfacente, c'è una simmetria informativa forte, e anche qui servirà, a mio modo di vedere, una modulazione di intervento umano e algoritmi, non saranno solo gli algoritmi. Dunque, e questo che dico, ho parlato soprattutto di banche, ma vale a maggior ragione per i Confidi, che sono ancora più vicini alle imprese rispetto alle banche, o almeno dovrebbero esserlo. Considerando la sfida della finanza green e anche le conseguenze della crisi Covid-19, la sfida degli algoritmi sarà più su come funzionalizzarli a supporto dell'intervento umano, piuttosto che configurarne degli assetti distopici che vanno a scapito, a costruire un mondo che... posso vedere ancora l'ultima slide, per favore? Qualcuno mi ha tolto la slide, piuttosto che a sostituire l'intervento umano. La potete togliere, grazie. Grazie a tutti. Grazie Giovanni, anche per essere rimasto perfettamente nei tempi. Tra l'altro
sulla finanza green e su alcuni elementi, diciamo, su alcuni aspetti insidiosi che si prefigurano anche per le microimprese, ci sarebbe molto da discutere, ma si potrà fare in un altro momento. E adesso invece parliamo con Mattia Ciprian. Abbiamo parlato di algoritmi, database, tecnologie nuove, intelligenza artificiale. Ok, questi sono strumenti che secondo te sono adeguati per rilanciare il ruolo dei confidi nel reperimento, nel trattamento delle informazioni complementari, sia qualitative che quantitative, che chiaramente sono un elemento fondamentale nella corretta valutazione del rischio delle microimprese, e quale può essere effettivamente il ruolo di una ECAI, soprattutto così innovativa come la vostra, per accorciare il gap nella qualità allocativa tra banche e confidi. Prego. Bene, buongiorno, ringrazio per avermi invitato e ringrazio chiaramente sia il Comitato Torino Finanza sia Salvatore, e ringrazio anche il professor Ferri che ha dato così tanti spunti mi dispiace dover contenere l'intervento in solo 15 minuti, ma cercherò di essere bravo. Allora, il tema algoritmi effettivamente è caldo, soprattutto da quando sono stati introdotti con Basilea 2 nella misurazione del rischio di credito, che è sostanzialmente l'inizio anche della mia carriera in questo settore, quindi erano più o meno gli inizi degli anni 2000, e io da ingegnere meccanico appassionato di numeri, appassionato di algoritmi, mi sono appunto tuffato a pesce in questo nuovo mondo che si stava aprendo e che mi entusiasmava e tutt'oggi insomma mi permette di divertirmi molto nel mio lavoro. E proprio facendo questo percorso, che ormai ha non i 25 anni che vantava prima il professore, ma quasi 20 anni in questo ambito, mi ha portato a comprendere limiti, pregi e difetti degli algoritmi, dei database, dei big data e di tutto ciò che ci sta attorno. Cercherò di darvi qualche spunto, sperando nel tentativo di rimanere nei 15 minuti, di non essere troppo confuso. Tra l'altro, guardando il mio faccione al video, capisco che dopo il lockdown probabilmente i dietologi saranno quelli che avranno il maggiore rilancio. Ma a parte questo, allora, diciamo questo, parto un po' dalla fine, alcune considerazioni che mi venivano. Secondo me i confidi devono prestare attenzione a non buttare valore che hanno creato negli anni, perché in qualche modo stanno rischiando di non poter mettere a frutto un patrimonio informativo che hanno in casa. Cerco di spiegarmi meglio. È stato evidente anche dalla illuminante discussione, illuminante presentazione del dottor Finaldi Russo, quello che è un osservato sul mercato, ovvero che la mancanza di trasparenza, la mancanza di informazioni porta a preferire il finanziamento di aziende più strutturate. Quindi il reperimento delle informazioni è qualcosa di vitale. Informazioni che fanno parte poi di quei grandi database di cui ringrazio della domanda, è tema che mi è stato affidato, database che generalmente vengono divisi in database di informazioni disponibili e quindi come dire, strutturate, e informazioni invece meno strutturate. Cosa si intende? Generalmente si intende sui dati di bilancio e sulle informazioni non strutturate, che possono essere o gli elementi qualitativi raccolti con questionari oppure con tecniche di web scraping, cose molto più complesse che vanno a recuperare, ove possibile, delle informazioni magari nel web. Ecco, e l'utilizzo di questi database è fondamentale, e le fintech si sono infilate proprio nell'arricchimento, nella creazione di questi database, di queste metodologie, proprio perché hanno visto che le banche preferivano concedere, o era più facile per le banche concedere credito solamente alle società per le quali l'informazione era più facilmente disponibile. Che cosa ha portato il movimento fintech in questo periodo? Ha portato ad alcuni vantaggi e anche alla spinta di nuove normative. Faccio riferimento ad esempio a Open Banking e PSD2, ma anche a nuove metodologie di
sempre di scraping, ovvero di recupero automatico, di digitalizzazione di informazioni che possono stare ovunque, o nel web, o nei conti correnti, o da altre parti. Quindi che cosa sta facendo il fintech? Sta cercando di colmare quel gap informativo che esiste fra le aziende più opache da un punto di vista della trasparenza, della disponibilità di informazioni, e le aziende più strutturate. Ora, capite bene che nonostante oggi il fintech intercetti solamente una fetta molto piccola di questa informazione disponibile e gli manchi una sorta di analisi del contesto, okay? La raccolta di questi fattori soft è sempre più avanzata e lo sarà sempre di più in futuro. Ora, quindi, la domanda che mi facevo è: perché i confidi non riescano a mettere a frutto questo loro patrimonio informativo che hanno storicamente raccolto negli anni e che continuano a raccogliere in modo molto preciso? E soprattutto se, guardando sempre agli interventi dei miei illustri compagni di viaggio in questa presentazione, vediamo che le banche necessiterebbero proprio di avere una maggiore apertura, una maggiore informazione, una maggiore copertura informativa. Ora, la domanda chiaramente rimane aperta e magari do qualche suggerimento. Oggi, altro tema importante, sono gli algoritmi che vengono applicati a informazioni, anche informazioni soft. Ora, il peccato originale da Basilea 2 in poi è stato che sono stati utilizzati algoritmi generalmente ben conosciuti, facilmente spiegabili e robusti da un punto di vista statistico, che però hanno delle pecche molto importanti, ovvero capiscono molto bene la media delle aziende, si lasciano ingannare dagli outlier, e purtroppo negli outlier stanno sia le opportunità, sia anche però i gravi rischi. Cosa significa? Significa che algoritmi guidati da grandi quantità di dati, se non addirittura big data, mediamente riescono a interpretare lo stato di salute di un'azienda, ma in realtà poi devono non sono performanti appunto su quelli che noi chiamiamo small data. Ora, esistono altre categorie di algoritmi, magari molto più euristici, ok? Magari che possono anche sfruttare l'esperienza degli analisti, magari che possono guardare a come gli analisti si sono comportati nell'osservazione, nel giudicare certe aziende nel passato, e che possono sfruttare queste informazioni per migliorare la valutazione. Chiaramente questi sono algoritmi, alle volte, che ne so io, reti neurali o comunque algoritmi più complessi, che riescono a estrapolare un maggior valore. È chiaro che l'algoritmo poi è uno strumento, ed è uno strumento che chiaramente viene creato con un fine, che non è quello di dare la valutazione finale e di decidere vita e morte, scusate il termine, delle aziende che richiedono un finanziamento, ma è uno strumento che deve essere dato in mano agli analisti e che in modo consapevole possano comprendere se dare finanza a un certo tipo di azienda. Quindi gli algoritmi che cosa sono? Qual è il vero vantaggio degli algoritmi oggi e anche delle nuove categorie di algoritmi che stiamo sviluppando? Il vero vantaggio è quello di poter processare milioni, eventualmente, di informazioni in un batter d'occhio, però poi di mettere ordine a tutta una serie di informazioni che il decision maker, che dovrebbe essere l'umano, dovrebbe poter prendere alla fine di questo. Quindi l'algoritmo sicuramente porta automazione di processo, porta maggiore oggettività, nel senso che casi simili possono essere trattati in modo simile e di conseguenza possono aiutare in questo nel percorso gli analisti che poi concedono credito. Tutto questo per ritornare al tema della soft information.
I confidi chiaramente hanno nel tempo creato internamente dei database di soft information. Su queste database possono anche essere applicati degli algoritmi e questi algoritmi possono essere arricchiti con informazioni che vengono magari da fonti esterne, fonti alternative o altri dati strutturati. Ecco che allora i confidi non solo devono vedere, non devono vedere gli algoritmi come dei nemici, ma devono poter far leverage delle potenzialità degli algoritmi, soprattutto di quelli di ultima generazione, affinché possano valorizzare i dati interni e migliorare la, la capacità di comprensione delle informazioni e quindi poi poter concedere credito in modo più corretto. E tutto questo discorso mi si riaggancia anche a quanto diceva prima il professor Ferri. Secondo me quello che è da distinguere molto bene è la distinzione, scusate il gioco di parole, fra scoring e rating. È sempre stato molto, sono stati sempre due termini molto confusi, ok? Da Basilea 2 in poi si è sempre parlato di rating anche qualora la, il processo fosse totalmente automatico. Ecco, noi come Mode Finance, che siamo una credit rating agency, siamo un ECAI, e questo cosa significa in termini pratici? Significa essere una società che ha un regulator, che oggi è ESMA, European Security Market Authority, il quale vuole assolutamente che le società come la mia depositino le metodologie di rating, e in questa metodologia di rating la parte analisti ha comunque un'importanza preponderante. Ora, è fondamentale capire che fare rating significa non solo avere un sacco di procedure automatiche che chiaramente possono migliorare la vita dell'analista, ma soprattutto avere un angolo in cui l'analista può poter fare override o poter decidere quei famosi elementi soft che tanto il professor Ferri ha citato e ben spiegato. Quindi ci ritroviamo in un contesto in cui le ECAI, come noi, per ritornare alla seconda parte della, della domanda, che quindi conoscono quello che è un processo di rating e non semplicemente di scoring, e poi magari società come la nostra, che è anche fintech, o meglio io preferisco dire techfin, cioè gente che sviluppa tecnologie nel mondo della finanza e quindi sa come valorizzare informazioni disponibili, sa come processarle in pochi secondi, sa come automatizzare processi e quindi mettere a disposizione dell'analista nei tempi più rapidi possibile tutte le informazioni affinché l'analista prenda la decisione finale nel modo più consapevole possibile. Ecco, in questo processo effettivamente le ECAI fintech possono mettersi come trade union fra il confidi e la banca. Perché? Perché il confide è una capacità di raccolta del dato, una capacità di conoscenza del territorio, capacità di conoscenza del contesto nel quale l'azienda opera, tutte informazioni che alla banca mancano. Alla banca manca una capacità automatica di processare queste informazioni, di poterle recuperare per creare in modo quasi immediato l'istruttoria, senza necessariamente doverle rivedere a mano, senza doverle riprocessare, perché questo sappiamo essere un tipico problema di inefficienza nel rapporto banca-confidi. E le società ECAI sono già in qualche modo certificate, perché c'è ESMA che ci controlla, nella capacità di valutare il rischio di credito. Quindi se le ECAI si, si proponessero come garanti di un processo che dal confidi porta le informazioni in banca e queste informazioni possono confluire direttamente nelle, nelle istruttorie delle banche, è chiaro che avremo due vantaggi. Il primo, un vantaggio puramente informatico di flusso. Il secondo è quello di credibilità dell'informazione che è stata costruita e quindi di maggiore efficienza nel rapporto confidi banca. Ecco, mi avvio verso la, la conclusione, credo anche di aver risparmiato un paio di minuti secondo il mio cronometro. Voglio cercare di fare un po' un riassunto di questi così quasi come un pittore ho dato delle macchie di colore cercando di costruire una, un'immagine. Oggi ci sono degli strumenti fondamentali
e che saranno sempre più importanti nella vita di tutti i giorni, e sono gli strumenti, gli algoritmi, gli strumenti automatici. Guardate, il mondo della finanza è sempre arrivato più tardi rispetto al mondo della tecnologia. Io da ingegnere meccanico già sviluppavo 20 anni fa reti neurali, le sto riapplicando oggi nel mondo della finanza. Ci facciamo guidare dal nostro telefonino, il nostro telefonino è diventata la nostra vita, dietro c'è un'intelligenza artificiale che guida le nostre vite. Quindi questa è una strada ormai percorsa, non deve spaventarci, però se la conosciamo la possiamo guidare. I confidi hanno database di informazioni, hanno conoscenza interna, hanno la possibilità di digitalizzare questo tipo di informazione per renderla chiaramente più fruibile sia al proprio interno, nel caso in cui anche un domani poi dovessero concedere direttamente credito, sia nel flusso verso le banche. Chiaramente società come le ECAI e le TechFin possono fare da trade union nel far confluire questo tipo di informazione verso le banche. E con questo mi taccio e vi ringrazio. Grazie veramente Mattia, è stato un molto chiaro, interessante e veramente ricco di spunti il tuo intervento. Passerei senza indugio a Luca Erzegovesi, abbiamo visto che appunto l'ultimo intervento, le informazioni sono estremamente importanti ma devono essere fruibili, gestibili, a costi ragionevoli per ridurre questa asimmetria informativa. Dall'alto della tua expertise e anche del tuo ruolo, insomma, nell'associazione XBRL, ci potresti parlare appunto quali sono le prospettive e il ruolo della standardizzazione delle informazioni sui confidi e dei confidi, e quindi anche dei progetti, delle idee delle XBRL sui bilanci e sulla pratica elettronica di fido, che sono strumenti poi per esercitare questa capacità di gestire le informazioni. Bene, grazie Juan per queste parole anche fin troppo elogiative di presentazione, grazie all'Associazione Torino Finanza per aver organizzato questo evento che concordo è un punto di riferimento per il settore e per questo rapporto che conferma la sua qualità e ogni anno è arricchito da spunti nuovi. Queste suggestioni che ci hanno portato Salvatore Vescina, Claudio Dauria sull'allargamento del modello di business per rendere sostenibile l'operatività dei confidi è una cosa molto stimolante. Io mi inserisco in questa parte dell'evento di oggi che ha un titolo affascinante perché mette assieme due concetti, relationship banking e algoritmi, che sono un po' come la tradizione, l'innovazione digitale, e quindi cercare di capire se si riescono a fare convergere verso un obiettivo, visto che stiamo parlando appunto del settore della garanzia fidi, che di dare più respiro, anche più spazio, quindi ricollegandoci al tema dell'aggiornamento dei modelli di business per poter stare sul mercato di oggi. Ecco, l'animus con cui oggi ci raduniamo e con cui anche prendo la parola, anch'io sono un veterano, non ho ancora fatto le nozze d'argento, però ecco, sono quasi 20 anni che seguo i confidi, è chiaramente influenzato dall'emergenza nella quale ci troviamo. Io invidio la serenità olimpica di Giovanni Ferri, che vede il trilione stanziato sul Green New Deal, che è lì che ci aspetta soltanto che usciamo da questa burrasca. Io temo che quel trilione verrà in parte riorientato su delle esigenze più urgenti e comunque abbiamo da superare una serie di sfide che potrebbero anche rimettere in discussione molti paradigmi ai quali ci siamo abituati, come a delle verità indiscusse e delle regole. Tra questi anche l'approccio alla gestione dei rischi e alla valutazione del credito. E quindi vado sull'argomento con delle considerazioni che saranno variegate, non dico estemporanee, toccheranno i due punti che diceva prima Juan Lopez sull'adozione di tassonomie o comunque di forme di standardizzazione di formati digitali di informazioni utilizzate nel processo del credito, però come elemento di originalità
io vorrei riportare il punto di osservazione all'interno di quello che è il soggetto del quale ci stiamo occupando, che è la piccola impresa, la microimpresa. Perché quando parliamo di algoritmi utilizzati nella gestione dei rapporti di finanziamento, per ricollegarci a un termine che ormai sentiamo tutti i giorni fino alla nausea, siamo in una logica di tracciamento, cioè c'è un soggetto esterno che vuole monitorare dei comportamenti che possono essere dannosi, beh, chiaro, oggi per la salute pubblica, nel caso di cui ci occupiamo, per la salute economico-finanziaria, la solvibilità di una banca o di un intermediario di garanzia. E però questo è pur sempre andare a osservare un oggetto a distanza di braccio, senza mettersi nei suoi panni dal suo punto di vista e vedere anche il problema, che tipo di, diciamo, interconnessioni ha con tanti aspetti dell'operatività. Io vorrei parlare soprattutto di quella popolazione numerosissima, a spanne possiamo quantificarla in 4 milioni di microimprese fino a 9 addetti, che rappresentano senz'altro la componente non solo più numerosa ma anche più qualificante della base associativa dei Confidi. E quando noi caliamo questi discorsi su questa popolazione, è chiaro che le cose cambiano. Si sono fatti dei grossi passi per poter appunto ingegnerizzare questi processi di valutazione, perché c'è un grosso problema di gestire altissimi numeri di pratiche, riducendo l'impiego di lavoro e quindi anche i costi di trattamento, perché parliamo comunque di clientela che lavora su volumi unitari. E quindi abbiamo poi, diciamo, tutte quelle fonti che sono confluite sia nei sistemi di rating interno o di rating gestionale, o anche nei modelli utilizzati dalle società di informazione creditizia, alle agenzie di rating, come quella diretta da Mattia Cipria. E quindi sappiamo che per queste imprese dobbiamo un po' surrogare un'informativa di bilancio obbligatoria che non c'è, con dati di tipo fiscale, con dati raccolti direttamente, più serie di informazioni anagrafiche comportamentali, le informazioni andamentali che adesso per questi provvedimenti anticrisi sono state spente, perché taglierebbero fuori tante aziende che fino a qualche settimana fa erano aziende sane, e poi la soft information, che dovrebbe rappresentare un po' la carta di briscola, il valore aggiunto che porta un soggetto che fa reale relationship lending. E questa è la base di alimentazione. Ecco, aprirei una piccola parentesi: se parliamo di tirannia degli algoritmi, perché ci dimentichiamo degli algoritmi che utilizza l'Agenzia delle Entrate per quelli che una volta si chiamavano gli studi di settore e che oggi si chiamano indicatori sintetici di affidabilità, perché anche quelli interessano 4 milioni tra aziende, attività di lavoro autonomo, e sono anche quelli una specie di surrogato di sistema di tracciamento, che fondamentalmente lavorano delle informazioni che sono quelle tipicamente prese dai enterprise source manager delle imprese, dai sistemi gestionali, con una sorta di controllo di gestione che naturalmente ha una funzione molto specifica, che è quella di verificare una congruità della situazione rappresentata nelle dichiarazioni dei redditi, e quindi in contropartita abbonare in parte dal rischio di accertamenti o consentire con più facilità compensazione di crediti fiscali. Ecco, secondo me bisogna superare questa enfasi sul tracciamento e cominciare a vedere come l'elemento veramente critico è la logica dell'autogoverno della piccola impresa, quindi riportare il punto di osservazione in una vista soggettiva, non in una vista, come dire, da un punto luce che è collocato all'esterno. E non è molto facile
autogovernare una piccola impresa, la finanza di una piccola impresa, perché troviamo un sistema informativo che non è che sia inesistente e che assorbe, penso, anche una spesa molto rilevante, che è organizzato attorno a tanti silos, che sono le esigenze del processo produttivo, pensiamo all'azienda artigiana, poi processi ovviamente amministrativi, tutti gli adempimenti che si aggiungono, ambientali, fisco, processi di qualità, questo tema adesso dei bilanci per la sostenibilità, responsabilità sociale e così via. Si tratta di sistemi in parte all'interno, in parte gestiti da consulenti, in parte utilizzati all'occorrenza in outsourcing. Pensiamo, non so, al fatto per conformarsi all'emissione di fatture elettroniche, i fornitori della pubblica amministrazione hanno dovuto comprare un servizio aggiuntivo rispetto a un pacchetto di fatturazione che hanno in casa e un pacchetto di bilancio che viene gestito dal loro consulente, che può essere un commercialista, può essere un centro di assistenza fiscale delle associazioni di categoria. Ecco, questo quadro non è molto facile acquisire delle informazioni di prima mano e di qualità sulla cui base, informazioni hard, costruire anche il valore aggiunto della soft information. Per cui i Confidi, se vogliono appunto svolgere questo ruolo, dovrebbero darsi come priorità quella di avere un accesso, per certi aspetti privilegiato, a questa fonte informativa e crescere appunto nella capacità di affinare questo tipo di base e far crescere anche le imprese in questo processo. Ci sono i tentativi a cui si faceva riferimento, in particolare c'è questo processo che è finanziato con fondi di coesione che governato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che sta partendo per poter appunto costruire uno schema standardizzato di alimentazione di una pratica elettronica di fido che consenta di assicurare una miglior qualità delle informazioni in ingresso, acquisire anche elementi qualitativi e soft information secondo un tracciato che non sarà ovviamente un tracciato rigido, ma comunque condivisibile, e in particolare cercare di colmare quello su cui dicevano prima le agenzie di rating stanno investendo, cioè andare a compensare questo gap di trasparenza, quindi questa opacità, che normalmente si cerca di risolvere in una logica di tracciamento. Ecco, questo tema però rimanda a anche altri attori che sono presenti oggi. Si parlava prima di FinTech, naturalmente una società che fa valutazione del credito con tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, big data, FinTech, TechFin a pieno titolo, però ecco, non dimentichiamo nuovi player che entrano più direttamente nel campo dell'intermediazione bancaria, e alludo a quelle banche pure digitali che in gran parte fanno capo a gruppi olandesi, francesi, piuttosto che con base in Lituania, che si stanno lanciando sull'offerta di conti correnti dedicati alle microimprese, alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, che esaltano questa funzione di estrazione di informazioni gestionali dal conto corrente, perché poi uno alimenta anche poi, non so, tutti i dati sulla formazione della sua posizione IVA o l'alimentazione del software gestionale. Ecco, parlavamo prima dei silos, qui rischiamo di aggiungere però un altro silo, e poi bisogna vedere questi soggetti fin dove riescono a spingersi sul tema del quale ci stiamo occupando e che è un po' il punto dolente, cioè la erogazione di credito alla piccola impresa, che è questa attività, la vedevamo prima nella relazione come sempre interessantissima del dottor Finaldi Russo, è una specie di praticismo come nell'area di Pozzuoli che vede sempre un calo che non si riesce a contrastare in alcun modo. Non so se questo tipo di approccio, che va su un'esigenza di nicchia anche con delle soluzioni molto avanzate, sarà in grado però anche di saldarsi con una capacità di offrire finanziamenti, sostenere la liquidità dell'impresa, valutarla in maniera corretta.
Per cui, secondo me, qui l'urgenza è quella di mettere assieme tutti questi silos e sviluppare le condizioni per avere delle piattaforme di sistema. Senz'altro gli standard possono essere utili, ma non bastano dei protocolli. Occorre entrare in logica di iniziative come quelle che si stanno, ad esempio, avviando nel settore dell'open banking per il discorso dei pagamenti, in maniera che ci siano delle API, delle interfacce di programmazione e anche delle componenti magari sviluppate in una logica consortile open source che consentano di costruire sui sistemi gestionali dei pacchetti di pianificazione finanziaria, di controllo di gestione, che consentano quindi anche di impiantare il processo del credito e altri servizi, questo tema che io ho molto caro della consulenza continuativa alla piccola impresa del business office. E bisogna stare attenti perché quando comincia a smuoversi l'innovazione tecnologica ci troviamo a competere. Abbiamo prima parlato di questi pure players, le banche digitali, ma pensiamo soltanto ai big tech. Se la piccola impresa andrà a muoversi su piattaforme di commercio elettronico, a quel punto rischiamo di essere disintermediati non dai processi di gestione finanziaria, ma addirittura da quelli che è la supply chain. E a quel punto la produzione di informazioni di prima mano sarà controllata da questi attori. Quindi, tenendo conto della velocità con cui questi si spostano, per cui gli amministratori delegati di queste banche digitali vengono da Uber, vengono da Airbnb e in 6 mesi mettono in piedi una banca e acquisiscono qualche centinaio di migliaia di clienti, serve un cambio di passo, quindi anche queste iniziative di sistema è chiaro che occorre che noi le affrontiamo con l'ottica di chi deve raggiungere dei risultati, deve creare valore in tempi molto brevi. Con questo nuovo ecosistema, e ritorniamo a quello che è il tema centrale del convegno di oggi, si sbloccano molte possibilità per dare respiro, aggiungere appunto fronti d'azione a quello che è il modello di business dei confidi del futuro, aggiungendo anche una componente di servizi che ha salvato gran parte delle banche, perché appunto va bene che i confidi possano fare anche piccolo credito, ma in un mondo nel quale i modelli tradizionali, non so, le banche di territorio, sono in grave difficoltà, per cui il cost income va male anche da loro, con i tassi di decadimento che abbiamo, con l'incidenza dei costi operativi che abbiamo, bisogna senz'altro anche andare a lavorare sulla componente ricavi da servizi con dei sistemi di alleanze che sono tutti da inventare, perché c'è da fare anche un enorme lavoro nell'offerta di servizi amministrativi a favore dell'impresa, con quel tema che si sta riaffermando prepotentemente adesso che ci abbiamo sbattuto la faccia. Non so cosa sono i processi di approvvigionamento della pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa. Quindi, ecco, in questo clima che, ripeto, per certi aspetti un po' ci angustia e ci preoccupa, forse riusciamo ad affrontare questi temi e a sfruttare queste opportunità che da anni, diciamo, ci si para davanti, ci prospettano, con più determinazione e anche con maggiori risultati. Ecco, quindi io mi fermerei qua, spero di essere rimasto nei tempi e ringrazio ancora per aver avuto questa occasione di parlare ai miei amici dei confidi e anche a tutti gli amici che li studiano con tanta passione e con tanta competenza. Grazie. Grazie veramente Luca Zegovesi, sia per la chiarezza, sia per aver effettivamente dato moltissimi spunti di riflessione ulteriori rispetto a quelli che ci sono stati dati fino ad oggi e per essere rimasto perfettamente nei tempi. Mi dicono dalla regia che purtroppo, visto che si era accumulato un po' di ritardo nella parte iniziale, dovremo diciamo ulteriormente restringere la seconda parte della nostra tavola, e quindi invece di darvi
5 minuti per uno, purtroppo vi posso dare solo un minuto per uno per fare, se volete, un ulteriore commento, specificazione, elaborazione su quanto avete sentito. Giovanni, per primo. Grazie, ce lo faremo bastare. Allora, mi sembra di capire che mettendo assieme in un'orchestra questi commenti che abbiamo fatto tutti e tre, ringrazio anche gli altri due commentatori, e anche sulla base del testo che abbiamo già letto e abbiamo sentito presentare, in realtà non c'è questa contraddizione tra algoritmo e intervento umano, ma ci deve essere una simbiosi, e guai a noi se ci fosse questa contraddizione. Quindi noi abbiamo bisogno di, come dire, di superare, per far riferimento alla famosa saga Matrix dei fratelli Wachowski, abbiamo bisogno di superare la Matrix come questa imposizione di una realtà virtuale che serve a opprimere gli umani, attraverso certamente Neo, Keanu, il protagonista, ma ci vuole anche l'oracolo che rimette insieme Matrix e lo rende al servizio. Quindi l'algoritmo e l'umano insieme, nell'interesse di tutti, degli umani. Grazie. Bene, non so se è il mio turno. Sì, vai Mattia. Ok, allora brevemente, anch'io mi farò ampiamente bastare, spero, il minuto di intervento. Ho dato delle suggestioni durante il mio intervento, vi lascio con un altro paio di suggestioni. Innanzitutto, dottor Ferri, professor Ferri, le dico che noi solitamente utilizziamo la figura di Robocop o di Iron Man per l'interazione fra uomo e macchina, che è molto efficace. Perché gli algoritmi effettivamente fanno un empowerment delle capacità umane. Vi lascio con questi due suggerimenti. Il primo è che, nonostante la crisi d'impresa che era stata avviata, la nuova normativa, sia stata sospesa e anzi addirittura rimandata, credo, a settembre del 2021, in realtà stava avviando un processo, secondo me, molto interessante, che era quello di potenziale collegamento degli algoritmi e delle macchine e delle piattaforme di cui anche il professore Zagovesi parlava, direttamente alla contabilità delle aziende. E questo poteva aprire degli scenari di raccolta di informazioni di prima mano che era estremamente di valore e molto molto importante, molto più di qualsiasi altro silos precedentemente menzionato. La seconda era non potevo non citare come gli algoritmi possano aiutare in questo periodo di incertezza. Chiaramente nessuno sa come andranno le cose, però gli algoritmi che cosa possono consentire oggi di fare? Di creazione di scenari, creazione di simulazioni, e quindi dare ancora una volta uno strumento in più a chi oggi è tenuto a dare credito, indipendentemente poi dalle garanzie statali, con un qualche indicazione in più di traiettoria da poter seguire. Grazie Mattia, l'ultima parola a Luca Arzegovesi. Lo raccolgo l'occasione per tornare sul progetto appunto presso il Ministero dello Sviluppo Economico sulla pratica elettronica di fido, invitando appunto a sfruttare questa occasione. È un tavolo al quale ci siamo riuniti, al quale sono presenti tutti gli attori, anche le associazioni dei confidi, anche le associazioni della piccola impresa, oltre che le banche. E questa logica dell'open source, cioè di cercare di raggiungere un vantaggio strategico con un'iniziativa dalla quale non viene in tasca niente a nessuno in termini di business immediato, che però consente di realizzare una, chiamiamola, infrastruttura che poi è di utilità per tutti. E qui faccio un esempio rapidissimo: c'è questo tema della telefonia 5G, l'offerta di tecnologie che vede
società cinesi che rischiano di acquisire una posizione troppo importante, per cui dice come si fa? Leggevo una provocazione dell'Economist che diceva qui non è tanto il problema di erigere delle barriere, ma di rispondere con qualcosa di meglio. Con che cosa? Andando ad adottare una logica in cui delle componenti sono delle componenti open source, cioè sono condivise, in quanto poi diventano anche, come dire, la pentola sul fuoco nella quale vengono aggiunti ingredienti e anche spunti per dare poi più sapore al cibo che viene cucinato, che poi diventa anche migliore e più nutriente per tutti. Quindi, ecco, con questa immagine l'invito è quello a ritrovarsi anche poi a portare avanti delle iniziative, delle realizzazioni concrete che tra un anno ci consentano anche di parlare di risultati, di benefici tangibili. Ecco questo, grazie. Grazie a tutti per la ricchezza degli spunti, la chiarezza e la lucidità. Adesso di nuovo alla regia. Perfetto, chiamo adesso in video Salvatore Vescina per l'ultima rotonda. E poi il relatore.